Buongiorno da Giuseppe Recca, in redazione anche Giuseppe Prestia per le notizie flash di questa mattina, martedì 6 settembre. Vasta operazione di carabinieri nel Trapanese nell'ambito delle indagini per la cattura di Matteo Massina Denaro. Sono stati eseguiti 70 provvedimenti cautelari emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Le persone tratte in arresto sono state 35, accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Elezioni regionali. Nell'ultimo sondaggio eseguito dall'Istituto di Ricerca Tecne per il TG5 c'è avanti Renato Schifani, candidato del centrodestra, con una forbice tra il 37 e il 41%, seguito da Caterina Chinnici del centrosinistra, attestata tra il 25 e il 29%, ancora alta, e si attesta al 52% la quota di chi si colloca tra gli incerti e nell'astensionismo. Da oggi per un paio di giorni chiusura della via Cappuccini a Sciacca per lavori alla condotta principale fognaria, un intervento disposto con urgenza per una grave perdita fognaria che potrebbe causare un serio pericolo igienico-sanitario. Viene consigliato di usare le due arterie parallele alla via Cappuccini, ovvero via Verona e le vie Cronio Mazzini. Un'attività commerciale di Sciacca, lo store Piazza Italia di Viale Siena, è una delle prime in cui i responsabili, a seguito del caro energia, si stanno vedendo costretti a rivedere l'orario di lavoro. Da ieri l'orario di apertura al pubblico non è più continuato proprio per risparmiare sui costi dell'energia, che sono elevati utilizzando gli impianti di condizionamento dell'aria. La Corte dei Conti ha formalmente bacchettato il Comune di Sciacca di intervenire al più presto affinché gli introiti dell'imposta di soggiorno vengano ricalcolati, individuando gli evasori. A fronte di 380 strutture ricettive presenti sui portali specializzati a versare l'imposta al Comune è soltanto il 47%. A confermare questo dato sono gli stessi uffici finanziari del Comune. L'ente deve adesso incaricare una società specializzata nel settore degli accertamenti fiscali. Gli ospedali siciliani pronti ad avviare un percorso di normalità dopo l'emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi la Regione ha inviato una nota a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie siciliane, lasciando loro l'autonomia di poter riprendere la regolare attività dei reparti finora riservati ai pazienti Covid, riaprendoli di fatto a tutti gli utenti. Ci fermiamo qui, grazie, restate su corrieredisciacca.it, sia la pagina social che il sito web, per rimanere aggiornati.